Allora, buonasera, io sono Simona Bernabei, diamo inizio a questo nostro webinar. Quest'oggi parliamo di CLIL ancora una volta, ma la prospettiva è quella di Bianca Camiciottoli, che è una formatrice CLIL che poi presenterò, ma che insomma tutti conoscete sicuramente per aver condiviso con lei questo percorso questa parte del nostro percorso. Stiamo utilizzando lo spazio Twinning come tutte le volte, per cui il webinar è aperto anche ad altri colleghi, perciò velocissimamente introduco ciò che stiamo facendo e che abbiamo fatto fino a qui. Io sono Simona Bernabei e sono una docente di lingua inglese, faccio parte del key staff del progetto Erasmus Plus Team for CLIL, che è un progetto K1, quindi formazione dello staff. In particolare il nostro progetto è basato su un consorzio di scuole toscane, quindi istituzioni scolastiche di vario ordine e grado, e ha come capofila l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. Il progetto è dedicato e incentrato sulla metodologia CLIL. Quindi al suo interno, quindi come in rappresentanza delle scuole, ha docenti soprattutto disciplinaristi, quindi docenti di discipline non linguistiche, ma non soltanto. Nel nostro gruppo di lavoro ci sono stati docenti anche di lingua straniera e docenti di sostegno, quindi devo dire un gruppo molto ampio e molto vario. Di discipline differenti. Il progetto ha visto delle mobilità, sia mobilità che formazione in presenza online. Le mobilità sono state, vedete, in Svezia, in Germania, nei Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda e Spagna, e sono state di due tipi: mobilità sul job shadowing, quindi sulla condivisione di esperienze lavorative all'interno di scuole europee, in particolare fra colleghi, quindi l'osservazione vera e propria del lavoro che si fa nelle scuole europee, in alcune scuole europee, oppure in alternativa ci sono stati dei corsi strutturati dedicati sia alla lingua che alla metodologia CLIL. Per quanto riguarda la formazione in presenza fatta qui, l'inizio del progetto ha visto qualcuno mi dice che si sente male. Io ora si sente meglio? Negli appunti manca la Francia, sì, mi scuso e benissimo, l'aggiungerò. Manca la Francia, chiedo venia, mi sono dimenticata la Francia, una discreta gaffe comunque. Si sente meglio ora? Sì, qualcuno mi dice di sì. Ok. Allora, dicevo, le mobilità sono state, appunto, aggiungo la Francia, grazie alla collega che me l'ha fatto notare, e invece la formazione in presenza, abbiamo avuto degli incontri ad inizio progetto, via via delle riunioni di progetto, e abbiamo utilizzato la piattaforma Twinning, la stiamo utilizzando anche oggi per incontrarci ed avere dei momenti di formazione online, grazie appunto a questa possibilità che ci offre Twinning con eTwinning Live, l'applicazione di Adobe Connect. eTwinning è stato utilizzato anche non solo per la formazione, ma anche all'interno della piattaforma sul TwinSpace. Il progetto Team for CLIL ha uno spazio che ut viene utilizzato da tutti i docenti, tutti i docenti che hanno partecipato al progetto, per la condivisione di materiali. Io partecipo a questo webinar appunto come parte del progetto e anche come referente pedagogico e Twinning, quindi gioco un po' in casa. La nostra ospite di questa sera, invece, un attimo soltanto che carico il suo lavoro. La nostra ospite di questa sera è
Bianca Camiciottoli, che è una docente di lingua inglese della scuola secondaria di primo grado, è una formatrice CLIL. Anche formatrice di lingua inglese dei docenti della primaria, formatrice sulla metodologia CLIL dal 2010 per il primo ciclo di istruzione per la seco scuola secondaria di primo e secondo grado. Quindi è ver una vera esperta e collabora a livello regionale con varie istituzioni culturali proprio per la formazione dei docenti, lavora sulla formazione di ambito e quindi diciamo che le abbiamo chiesto di fare questo intervento sul CLIL, il curriculum verticale, e siamo molto contenti che lei abbia accettato di farlo. Io lascerei la parola a lei e non prima di avervi indicato che abbiamo sia il foglio presenze che il foglio delle domande. Adesso io, quando chiuderò il microfono, lascerò la parola a Bianca. Via via vi metterò sia il link al foglio firme che il link, perché ho già messo, insomma, ma adesso ve lo rimetto e poi vi metterò anche il link al foglio delle domande, in modo tale che, come al solito, voi possiate lasciare le vostre domande per Bianca lì, e lo spazio delle domande lo salveremo alla fine. Va bene? Quindi Bianca, io chiudo il microfono e lascio la parola a te. Puoi attivare il microfono come prima, con il pulsante in alto. Bianca, riesci a... Vedo che forse Bianca ha qualche problema con l'audio. Allora, Adesso si sente. sì, scusa un attimo, solo Bianca, ci sono varie persone che mi dicono che si stanno collegando dal tablet. Potete senz'altro firmare anche in un secondo tempo, non è necessario firmare ora, perché purtroppo sì, dal tablet non c'è la possibilità di interagire con i fogli, con i Google Doc. Allora, a te la parola. Sì, allora se si sente, procedo, vado avanti, ditemi se va tutto bene. Sì, va tutto bene, ti si sente forte e chiara, Bianca. Perfetto. Allora, intanto ringrazio Simona per il supporto tecnico e per la presentazione. Naturalmente non sarebbe stato possibile, lo sappiamo, organizzare questo tipo di formazione a distanza senza il supporto di Twinning, quindi dobbiamo ringraziare senz'altro Simona Bernabei. Approfitto per salutare anche le colleghe di Gorey, con le quali siamo andati a Gorey in mobilità, e Daniela Calzoni che ha organizzato la mobilità proprio nella scuola di Gorey. È stata un'esperienza interessante e decisamente importante sia sotto il profilo professionale che naturalmente come crescita personale. Io direi di cominciare se siete d'accordo. Come vedete, il tema che mi è stato assegnato è curriculum verticale e CLIL. Ho ritenuto necessario per affrontare un po' questo tema aggiungere un sottotitolo. Nel senso che vedete qui nella prima slide, CLIL as a quality change agent in the world of complexity, quindi il CLIL come agente di cambiamento e come agente di qualità nel mondo della complessità. Vedremo nel corso di questa trattazione, io spero di riuscire a chiarire esattamente come il CLIL si inserisce pienamente in un progetto di curriculum verticale che le scuole sono chiamate ad elaborare. Per affrontare questo tema, cioè il tema del curriculum verticale, ho scelto di
utilizzare, diciamo, un piccolo schema dove vedete il sottotitolo è il curriculum è nelle nostre mani. Queste parole che spero si vedano bene sono delle parole chiave che ritroviamo all'interno dei documenti ufficiali e sono autonomia, complessità, novità, scelta dei saperi, cambiamento, ambiente di apprendimento, competenza o forse dovremmo dire competenze, carattere generativo, cercheremo di capire esattamente che cosa significa nell'ambito del curriculum verticale, l'idea di confine e naturalmente l'idea di cittadinanza. Quindi queste sono le parole chiave che inizialmente cercheremo di capire come si inseriscono in questo contesto del curriculum e analizzandole un po' una alla volta. Naturalmente questa prima parte un po' più generale ci aiuterà a capire perché il CLIL entra a far parte, può entrare a far parte pienamente nell'idea di curriculum di una scuola. Bisogna fare però un passo indietro, bisogna ritornare ad esaminare alcune fonti di ispirazione che non riguardano ovviamente soltanto il CLIL, ma riguardano anche ovviamente il curriculum e non possiamo non prendere in considerazione la legge 275 del 99, la legge sull'autonomia che è entrata in vigore nel 1 gennaio del 2000. Vedremo come la legge costituzionale del 2001 ci riguarda pienamente con la riforma del titolo quinto. Per quanto riguarda il primo ciclo affronteremo le nuove indicazioni del 2012. Qui trovate citata la circolare 3 delle competenze, sulle competenze. Ovviamente non possiamo dimenticarci della legge 107, la legge della cosiddetta buona scuola. Il piano di formazione docenti 2016-2019 che è scaturito, è un'emanazione diretta dalla legge 107, i DPR 88 e 89 che riguardano la scuola superiore e ovviamente le linee guida, queste sono soltanto alcuni degli aspetti che prenderemo in considerazione, tutto quello che riguarda la formazione metodologica degli insegnanti di NL della scuola secondaria di secondo grado. Diciamo queste sono alcune degli aspetti che entrano a pieno titolo nel ragionamento che faremo stasera. Nella prossima slide la voglio far rivedere perché è da qui che partiamo e partiamo proprio dalla prima parola chiave, autonomia. Il 2000 è un po' un anno, come dire, un annus mirabilis, nel senso che dal 2000 le scuole diventano istituzioni scolastiche autonome. Prima di questa data il curriculum non esisteva, perché è nel momento in cui le scuole diventano, elaborano un proprio POF, quindi sono istituzioni scolastiche autonome, godono di quella che si chiama autonomia funzionale, che cominciano a costruire un proprio curriculum, tenendo conto del contesto territoriale, tenendo conto delle risorse che ci sono all'interno della scuola, quindi della comunità professionale. E quindi fino ad allora, in qualche misura, la scuola era ancora un luogo nel quale si portavano avanti quei programmi che venivano stabiliti, ma adesso i programmi stabiliti per legge dall'anno, diciamo soprattutto dal momento in cui entra in vigore la legge costituzionale 3 del 2001, in un certo senso non esistono più e vediamo perché. Nell'anno 2000 si ridefiniscono, come stavo dicendo, le relazioni fra lo Stato, le regioni e tutte quelle autonomie che sono tipiche dello Stato, fra le quali le scuole. Nell'articolo 117 della legge costituzionale, ad esempio, si stabilisce lo Stato chiama a sé soltanto le linee generali dell'istruzione, ci dà, diciamo, degli obiettivi da raggiungere,
ma non ci dice più che cosa esattamente dobbiamo fare come scuola. Non ci dice più esattamente quali sono, non ci sono più i programmi ed è per questo che ci sono appunto che cosa? Le linee guida, le indicazioni nazionali per il primo ciclo, le indicazioni nazionali per i licei, eccetera. Quindi non abbiamo più da svolgere qualcosa che ci viene detto, ma qui c'è, mi scuso, c'è un piccolo errore perché non è l'articolo 33, ma il 34 della Costituzione, in cui si marca di nuovo un'altra autonomia fondamentale, che è l'autonomia del docente nella sua, che ha la libertà di scegliere, ha un'autonomia nell'ambito del proprio lavoro, di scegliere alcune metodologie, gode di una certa libertà. Quindi abbiamo un'autonomia totale, una più lontana, già costituzionalmente definita da tempo, e altre che nell'anno 2000 cominciano a definirsi anche per il mondo della scuola, che è nuovo a questo tipo di ragionamento, perché non è più noi docenti, non siamo più esecutori, ma siamo degli attori di altro tipo. Siamo chiamati quindi, in base a questa autonomia, in base a questa libertà, a scegliere che cosa fare. Non ovviamente in modo individuale, al limite anche, ma come progetto di scuola. Una delle parole chiavi che troviamo nello schema che ho realizzato, molto semplice, giusto per questa trattazione, una delle parole chiave è novità, è nuovo. Qui non so cosa è successo, si è rovesciato questo. Cioè, comunque ci sono le nuove indicazioni nazionali. Qui purtroppo vedo che nella caricare la slide sono state invertite alcune parole. Comunque lì vi è scritto nuova alleanza e nuovo umanesimo, che sono due capitoletti proprio delle indicazioni nazionali. Adesso vedremo in che cosa consistono. Le indicazioni nazionali e nuovi scenari è un documento molto recente, del febbraio 2018. Non so se molti sanno, ma le competenze chiave di Lisbona, quelle che tutti noi conoscevamo del 2006, sono state riviste proprio ora. Il Consiglio europeo, quindi ci eravamo appena abituati in un certo senso alle competenze chiave di Lisbona, a maggio del 2018 sono state modificate e vedremo come. Come conseguenza di queste nuove competenze chiave, le vedremo successivamente, è stato modificato il nuovo quadro di riferimento europeo per le lingue. Quindi la parola nuovo ricorre in tantissimi documenti ufficiali, ma non è tanto nuovo nel senso di più recente. Forse dobbiamo pensare che questa idea di nuovo è qualcosa che ha più a che fare con l'idea di diverso piuttosto che di più recente. Questo che purtroppo, mi scuso, ma non so cosa sia successo nel caricare la slide, queste parole nuova alleanza e nuovo umanesimo che vediamo invertite, sono però due titoletti delle indicazioni nazionali che ci portano direttamente dentro il problema del curriculum. Si parla di nuovo umanesimo, dicevo, e di nuova alleanza. Vediamo che cosa vuol dire esattamente. Nuova alleanza ci porta direttamente alla parola complessità, che è un'altra delle parole chiave. Ora, nuova alleanza è il titolo di un testo che è stato scritto da un chimico fisico negli anni 70. Un certo Ilya Prigogine, che ha avuto il Nobel proprio per il suo contributo alla scienza nel 77. Comincia con lui l'idea che la scienza non può fare a meno delle altre discipline e si comincia in ambito scientifico, filosofico, pedagogico e sociologico, l'idea che non possiamo più leggere la realtà in termini, diciamo così, lineari. Non è più niente
La realtà non può essere più letta con una idea, diciamo, fisicalista del tipo se allora, ma è un insieme complesso, da qui il termine appunto complessità, per cui è tutto un po', come ci dice l'etimo latino, complexus, intrecciato insieme. Se scorrete le indicazioni nazionali, sia quelle del 2012, sia quelle per la scuola superiore, si vede che la parola complessità ricorre continuamente. Il termine complesso, lo usiamo anche quotidianamente, ma il senso esatto con il quale viene utilizzato nei documenti ufficiali ci riporta proprio a quest'idea di cui Ilia Prigogine è stato un epigono, ma ci porta poi direttamente a figure importantissime quali Edgar Morin, Zygmunt Bauman, che ci hanno aiutato a capire che la realtà va letta in un altro modo. Ho riportato qui, forse non so se si vede bene, ma uno dei suoi libri, diciamo, più famosi, il cui sottotitolino è Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero, addirittura riforma del pensiero è qualcosa che ci fa anche paura, ma vedremo che è proprio l'idea della complessità che diventa un elemento, fondamentale all'interno di tutti i documenti ufficiali. Ecco perché c'è nuovo umanesimo e nuova alleanza. Nell'idea del mondo che non può essere più letto in termini, diciamo, lineari e semplici, c'è proprio il concetto suggerito da Morin e da altri studiosi della complessità, nel quale, proprio per il suo essere complexus, conviene, ci dice Morin, far convergere più insegnamenti, mobilitare più scienze e discipline per imparare ad affrontare l'incertezza. Allora io mi sono chiesta se questo non è anche il nostro Content and Language Integrated Learning, cioè un apprendimento integrato, un apprendimento complesso che ben si adatta a questo orizzonte di riferimento che i documenti del MIUR, la pedagogia e la sociologia attualmente ci stanno dando. Io mi sono chiesta e mi sono risposta sì, la validità diciamo, della metodologia CLIL trova in questo tipo di testi, in queste elaborazioni concettuali, un suo perché. Naturalmente non soltanto in questo, ci sono ragionamenti da fare anche da un punto di vista linguistico, ma direi che anche sotto il profilo più strettamente epistemologico, il CLIL bene si inserisce nella progettazione, in quello che noi docenti siamo chiamati a fare, proprio perché in nome di quell'autonomia che dicevamo prima, dovremo ripensare il nostro modo di fare scuola, i nostri obiettivi e quello che dovremo fare in classe tutti i giorni. Quindi il CLIL ben si inserisce in questo contesto. Un'altra delle parole chiave che ci può aiutare in questo percorso per capire bene che cos'è questo curriculum, che è vero che sono 18 anni perché siamo nel 2018, l'autonomia è entrata nel 2000. Ma forse ancora non è pienamente decollato il passaggio da una concezione statica, diciamo così, dei contenuti curricolari ad una un po' più dinamica di conoscenze, di abilità che i nostri ragazzi devono fare. Quindi l'altra parola chiave che mi è piaciuto inserire in questo schema che ho predisposto è la scelta dei saperi. Mi sono affidata ad un esperto conoscitore di scuola che tutti probabilmente conoscerete come Italo Fiorin, è stato recentemente anche a Firenze in un incontro, in un convegno. Lui
ci dice che un apprendimento è significativo quando possiede una sua significatività cognitiva, quando possiede una significatività disciplinare, cioè siamo sicuri che quello che io sto insegnando ha davvero una rilevanza, o posso anche non fare questo argomento? A volte ci lasciamo un po' andare e non sempre quello che facciamo è frutto di una scelta ponderata. Ha questo apprendimento che voglio proporre una significatività socioculturale e in ultima istanza ha una rilevanza da un punto di vista affettivo, da un punto di vista anche relazionale, perché non scordiamoci che un'altra delle parole chiave che sono inserite in questo schema è la competenza, la capacità anche, competenza anche di tipo relazionale, quindi ci sono tante cose insieme. Nel preparare questa trattazione mi sono ricordata, appunto, ho avvicinato quest'idea di significatività di un apprendimento in senso generale a quelle che la studiosa Coyle, e di cui ci ha parlato Daniela Calzoni in un precedente webinar, sono le famose 4C, dove abbiamo content, quindi la significatività cognitiva, cognition, ovviamente l'aspetto cognitivo, culture, la significatività socio-culturale, communication è una delle altre C che ci vengono suggerite dalla studiosa Coyle, che sono tipiche del CLIL, communication perché ovviamente abbiamo, quando lavoriamo in ambito CLIL, non possiamo non tenere conto dell'aspetto comunicativo. Quindi ho trovato che la significatività di un apprendimento e, diciamo, le caratteristiche intrinseche della metodologia CLIL sono molto vicine, sono molto, direi, assimilabili. Accennavo all'inizio, qui rivedete le competenze, il senso, competenze e competenze anche di cittadinanza. Dicevo all'inizio che i buon vecchi obiettivi di Lisbona, ancora alle scuole questa cosa non è arrivata pienamente, sono stati rivisti. Avevamo da poco imparato a conoscerli, a farci i conti, e la Commissione europea nel gennaio del 2018 ha proposto delle modifiche. Alcune sono state accolte, ma poi nel maggio del 2018 il Consiglio europeo ha modificato. Non tutte, ma molte di queste le ha modificate pienamente. Se diamo un'occhiata a quello che è lo schema, se facciamo una piccola comparazione, non ci addentreremo in tutte queste, però mi piaceva proporre l'idea che, ad esempio, non abbiamo più la comunicazione nella madrelingua, ma si parla di competenza alfabetica funzionale, cioè non abbiamo più l'idea della madrelingua, ma si parla di competenza alfabetica funzionale che è un po' tutta da scoprire. Nel documento di accompagnamento di questa rivisitazione degli obiettivi europei, questa competenza alfabetica funzionale tiene conto soprattutto, cioè dice che dobbiamo tenere conto nel costruire questa competenza dei contesti nei quali si parla. Non abbiamo più una comunicazione, come nel 2006, comunicazione nella madrelingua, diciamo così, to call, ma dobbiamo, affinché essa sia una competenza alfabetica funzionale, dobbiamo tenere conto anche dell'interlocutore, del contesto, e quindi si dà una maggiore attenzione alla conoscenza della lingua che in qualche modo viene quasi data per scontata. Ma è la capacità di usare la lingua in modo adeguato, quindi con i registri linguistici adeguati, in considerazione del contesto, in considerazione dell'interlocutore. Questo vuol dire funzionale. Non abbiamo più comunicazione, il punto 2, nelle lingue straniere, ma si parla di competenza multilinguistica. Anche qui diventa. Intanto si parla e le parole
non sono soltanto, cioè non è una mera operazione di tipo lessicale da comunicazione a competenza, perché sappiamo che la competenza è data dalla conoscenza, dalle abilità e dagli atteggiamenti. Quindi cambia un po' la prospettiva, dobbiamo quindi creare questa, far sì che gli alunni acquisiscano una competenza di tipo multilinguistico, vuol dire cioè una competenza di tipo funzionale che tenga conto dei contesti e delle situazioni nelle quali le persone utilizzano la lingua straniera. Poi come vedete alcune sono rimaste simili, quindi su altre magari non mi addentrerei, perché è sicuramente uno strumento che saremo chiamati a, ad esplorare, a conoscere. Alcune sono rimaste un po' le stesse, ad esempio imparare a imparare è diventata una competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. C'è anche in questa nuova visione, questo dice il documento di accompagnamento, il bisogno anche di un riconoscimento, come c'è anche nelle indicazioni, un riconoscimento degli apprendimenti informali, quelli che la scuola non dà e che non sempre riconosce. Perché queste sono, diciamo, delle competenze con le quali nella costruzione di un curriculum d'ora in avanti dovremo tenere conto, perché non possiamo non farlo. L'altra parola chiave è l'idea di confine, l'idea di cerniera, l'idea di barriera fra saperi. Qui abbiamo ovviamente le aree disciplinari, le quali hanno delle connessioni, ma soprattutto dovremo cercare di lavorare per far sì che si abbia quell'integrazione, quella complessità tra saperi, quest'idea di trasversalità che c'è e che dobbiamo perseguire. Ci sono molte discipline, ad esempio, non so se siete d'accordo, ma ci sono molte discipline che, io sto pensando perché conosco meglio questa realtà, anche nella scuola secondaria di primo grado, che affrontano un po' lo stesso argomento da vari punti di vista diversi, ma a volte si rischia anche di ripetere alcune cose. E perché non scegliere quelli che sono i tratti essenziali con le dovute sfumature, ma diciamo la circolare 3 che abbiamo citato, la circolare 3 sulle competenze, adesso cito a memoria, ma invita ad esempio gli insegnanti, essi per primi, dice, a lavorare insieme e a superare le barriere disciplinari. Quindi non è un'attività che facciamo tanto per fare, ma sono, diciamo, è il ministero, sono le indicazioni che ci vengono date per fare questo tipo di attività. E di nuovo io credo che content and language integrated learning è proprio di per sé una metodologia che cerca di andare oltre questa idea di confine, cerca di, unendo entrambi, contenuto e lingua, cerca proprio di dare di per sé un valore aggiunto a quello che facciamo. In questo senso, quindi, il sottotitolo iniziale, il CLIL come agente di qualità, perché di questo si tratta, ma anche agente di cambiamento, in questa idea, come in questa prospettiva della complessità assunta come ottica di riferimento nel mondo in cui viviamo, quel mondo che Zygmunt Bauman ci ha detto essere liquido. Naturalmente, questo lo sappiamo, quando si parla di curriculum dobbiamo, in questa idea di costruzione dell'apprendimento, sappiamo benissimo che la conoscenza sempre più ha bisogno di un ambiente di apprendimento, perché non si può trasmetterla, ma la si costruisce insieme, e la si costruisce attraverso quel tipo di attività che anche sono tipiche del CLIL. Daniela Calzoni nel suo primo intervento ci parlava delle abilità di pensiero superiori, le higher order thinking skills. Quindi
Lavorare per ambienti di apprendimento significa proprio questo, cioè attivare una serie di attività, lavorare per problemi, sollecitare proposte, sollecitare la formulazione di ipotesi e ovviamente arrivare anche ad una riflessione sulla propria modalità di conoscenza. Quindi l'ambiente di apprendimento significa semplicemente questo. Fra le parole chiave, avevo scelto di inserire anche l'idea di carattere generativo. Nella parola stessa, di curriculum c'è appunto il latino come nel complexus ci ha aiutato a capire che cosa vuol dire, no? Così anche nell'idea di curriculum c'è un'idea di percorso. E se pensiamo a un curriculum verticale, dobbiamo partire fino dalla scuola dell'infanzia. Dove chiaramente nella scuola dell'infanzia non abbiamo le discipline, abbiamo i campi d'esperienza che di per sé sono proprio perfetti per andare in questa direzione del superamento delle barriere disciplinari, che lo so, per noi insegnanti è molto difficile, soprattutto per chi lavora nella secondaria, sia di primo che di secondo grado. Ma non possiamo non considerare questo aspetto dell'interdisciplinarità e soprattutto quest'idea di superare questi confini e queste barriere, perché la realtà non può più essere letta in questi termini. Naturalmente, nell'idea di ricorsività che ci viene proposta da Brunner, nell'idea, dicevo, del curriculum come una spirale, vi è un'idea di non di ripetizione, ma di ricorsività. Quando nel 2000 sono state appunto rese autonome le scuole. Le scuole sono state chiamate ad elaborare un proprio curriculum. Si è lavorato molto più sul cosa che sul come. Alcune scuole, inizialmente, perché era difficile, non eravamo autonomi, quindi secondo me alcuni errori, ovviamente in buona fede sono stati fatti, ma non possiamo pensare che l'idea di curriculum verticale si costruisca sui contenuti. Abbiamo bisogno di stabilire delle modalità di lavoro. L'idea, come dicevamo prima, di lavorare attraverso la richiesta, di lavorare per problemi, la richiesta di formulazione ipotesi, la richiesta di spostare, diciamo così, il pensiero dei ragazzi più sul cosa, non più sul cosa, ma sul come. Quindi l'idea di ciclicità, l'idea di ricorsività che Brunner, da bravo costruttivista qual è, ci ha suggerito, non va tanto sui contenuti, ma per costruire un buon curriculum verticale dobbiamo proprio lavorare sugli aspetti di tipo metodologico. Il CLIL si può fare fino dalla scuola dell'infanzia. Alla scuola primaria mi è capitato di tenere alcuni corsi di formazione, si possono fare ottimi lavori anche quando il livello linguistico degli apprendenti, degli studenti è ovviamente per ovvi motivi ancora in crescita, ma non è tanto questo, è l'abituare, il creare delle situazioni che poi ricorsivamente, no, ripresenteranno nelle scuole di un ordine superiore, ma se riusciamo a far capire che possiamo apprendere un contenuto attraverso la lingua straniera con alcuni accorgimenti che vedremo nella seconda parte di questa presentazione, questo faciliterà sicuramente l'apprendimento della lingua e del contenuto insieme, ma soprattutto faciliterà un metodo di lavoro che diventerà condiviso. Sempre in questa idea di carattere generativo, Brunner ci parla appunto di una formazione unitaria e graduale. Lui ci parla di un percorso formativo globale, coerente e progressivo. Quindi
è la persona che passa attraverso questo, questa spirale, attraverso questa ricorsività. Ma è chiaro che non, a mio parere, non si può, quando elaboriamo un curriculum, partire dai contenuti. I contenuti vengono in un secondo momento, ma è su come presentiamo, perché è da lì che si possono fare anche errori di carattere metodologico. Quando parliamo di generatività, dobbiamo ricordarci che siamo chiamati a lavorare per competenze, non possiamo più far finta che questo non ci riguardi. Io credo che nella scuola ancora dobbiamo fare un grande sforzo per andare in questa direzione. La competenza è qualcosa che si acquisisce piano piano ed è la capacità di rendere disponibile la conoscenza in contesti diversi rispetto a quelli dove si è imparata. Non vorrei far sussultare, ma nessuno sulla sedia, però se lavoriamo, faccio un esempio, se stiamo lavorando sul romanticismo, benissimo, se lavoriamo su una poesia di Foscolo, perfetto, dovremo però dare tutta una serie di indicazioni di lavoro, sollecitazioni, poi chiaramente il docente disciplinare sa come lavorarci, però è chiaro che quello che a me interessa è che il ragazzo non tanto mi riferisca, mi commenti, sappia trovare tutte le caratteristiche della poesia a Zacinto, ma mi sappia lavorare, mi sappia poi trasportare in un altro contesto quelli che sono gli elementi di quella corrente storica, filosofica, perché è quella la competenza. Nell'altro caso sarà la conoscenza, ma la competenza di tipo generativo che siamo chiamati a fare è questa, la capacità di riproporre in un contesto diverso quello che ho imparato in un altro contesto. E ovviamente, lo sappiamo, non è facile. Entriamo leggermente più nella nostra trattazione, ma di fatto lo abbiamo già cominciato a fare, capendo cosa è CLIL e cosa è curriculum. Ci sono delle considerazioni sul perché proporre delle attività CLIL da un punto di vista linguistico, ovvio, e lo troviamo qui. Gisella Langer è una esperta conoscitrice con molte pubblicazioni alle spalle della metodologia CLIL, è un tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione, del MIUR, e ovviamente lei, che ha scritto molto di questo, ci dice che la chiave per l'apprendimento facile delle lingue è dato dalle occasioni che ci vengono date per impararle. Molto semplice. Il CLIL in questo senso si inserisce in una delle tantissime attività che come scuola possiamo organizzare, gli scambi, le sollecitazioni di vario tipo, ma sicuramente il CLIL è proprio un'occasione per mettere in atto la competenza linguistica, perché attraverso la lingua che conosciamo, attraverso la lingua ci confrontiamo, attraverso la lingua possiamo realmente realizzare delle cose. Quando parliamo di CLIL, sapete che ovviamente ci sono norme ben precise per quanto riguarda la scuola secondaria di secondo grado, mentre da un punto di vista normativo non abbiamo norme cogenti per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado. Quindi, da una parte l'obbligatorietà per i licei e per gli istituti tecnici, gli istituti professionali possono ovviamente attivare questo tipo di metodologia, ma non c'è una norma stringente. Nella primaria e nella secondaria di primo grado non c'è un obbligo, un'obbligatorietà, ma ci sono stati numerosi progetti che sono andati proprio in questa direzione di favorire l'attivazione di percorsi CLIL
Anche nel piano di formazione che citavamo all'inizio, anche nel piano di formazione docenti 2016-2019, si parlava della necessità per tutti i docenti primaria e secondaria di primo grado di formazione linguistica anche con metodologia CRIL. Quindi, anche se non c'è una norma ben precisa, in realtà c'è questa voglia di estendere la metodologia CRIL a tutti gli ordini di scuola. Dicevo questo perché, appunto, riferendomi ai docenti di DNL che si sono formati con i corsi ministeriali, non sempre forse i docenti di materia, matematica, fisica, storia, hanno piena consapevolezza di quello che è il principio di Krashen, che parla di un input comprensibile che deve essere un input più uno. Che cosa vuol dire? Ricordo spesso durante la formazione sulla metodologia CLIL che fare CLIL non significa fare lezione in lingua straniera, perché altrimenti non saremmo qua. Quindi abbiamo bisogno che i docenti, che coraggiosissimi, volenterosissimi, che vogliono confrontarsi con questo tipo di metodologia e che vogliono provare a lavorare con i ragazzi in lingua straniera, devono avere piena consapevolezza che questo principio di Krashen, cioè che la lingua che io uso deve essere una lingua adeguata, più alta di poco però rispetto a quella che i ragazzi già conoscono, perché altrimenti scatta un altro principio di Krashen che i colleghi di lingua straniera, i miei colleghi di lingua conoscono bene, che è lo scatto del filtro affettivo, cioè a un certo punto chiudono. Se è troppa, andiamo in overload cognitivo, cioè se la lingua è troppo alta e non ci sono una serie di stimoli in questo senso, è chiaro che il ragazzo non solo non apprende il contenuto, ma non va neanche incontro ad una crescita di tipo linguistico. Quindi per questo le lezioni di lingua, benché il docente DNL sia formato, ha comunque bisogno dell'apporto, del contributo, del lavorare insieme, vi ricordate, l'avevamo detto prima, e quindi con l'insegnante di lingua straniera non può prescindere da questo, perché ha bisogno di capire esattamente come lavorare anche. Ci sono varie teorie che riguardano il CLIL. Questo che vedete è uno schema che ho ripreso da Balboni e mi è capitato talvolta in persone che affrontavano questo tipo di metodologia per la prima volta di notare che non sempre appunto si aveva l'idea esatta di che cosa, di come doveva essere attuato. Balboni ci propone questo schema che poi comunque queste slide rimarranno, le potete rivedere, quindi magari lo rileggete con più calma. Però come vedete abbiamo un CLIL che può essere più o meno orientato sulla disciplina o sulla lingua, dove abbiamo però anche dei casi in cui CLIL or not CLIL, nel caso per esempio se il CLIL, come vedete sulla sinistra dello schermo, si fa una disciplina in lingua straniera, ma non c'è un interesse per l'acquisizione della lingua. Il docente DNL che conduce un'attività di tipo CLIL deve anche porsi questo problema, non può pensare soltanto alla propria disciplina, ma deve porsi anche perché proprio è un Content and Language Integrated Learning. Dalla parte opposta abbiamo un altro non CLIL, dove abbiamo per esempio, è il caso di un corso in cui si insegna la microlingua, cioè la lingua specifica della disciplina, si imparano alcune parole, ma poi non si va avanti.
Naturalmente abbiamo anche un CLIL centrale che è proprio quello verso il quale speriamo di riuscire ad andare, cioè l'ottimale, dove si incontrano insieme, costruiscono insieme apprendimento. Ricordo che nella metodologia CLIL la predominanza è data al contenuto piuttosto che alla lingua, ma diciamo si lavora insieme e si cresce insieme, sia sul piano dei contenuti, che ripeto, sono preponderanti. Ma abbiamo una forte attenzione anche al ruolo, al tipo di lingua che viene usato. Gli altri sono più o meno declinati, l'uno sulla disciplina, l'altro sulla lingua, ma attenzione a non fare i due estremi che non sono CLIL, sono altro. Questo comunque magari poi lo potete rivedere e rifletterci ulteriormente. Delle 4C abbiamo parlato già prima, quindi non mi addentrerei. Sull'importanza che tutti noi diamo a questo tipo di sollecitazione che ci viene dagli studiosi, quindi passerei oltre. Entriamo anche nelle modalità con le quali dovremmo lavorare quando siamo in CLIL. Quello che vediamo qui è uno schema che sintetizza le attività che dobbiamo costruire al fine di perseguire quelle abilità di pensiero più alte e tenendo conto delle difficoltà quando si lavora in lingua 2. Vygotsky ci dice che ogni apprendente, ogni studente, ha una zona di sviluppo prossimale, cioè è in grado di fare alcune cose, ma ha bisogno di essere sostenuto in qualche modo affinché possa pienamente esprimersi, pienamente sviluppare quello di cui appunto quello che è in grado di fare. Qui nello schema è la parte azzurra. Non è ancora in grado, è in grado tramite aiuto e poi naturalmente acquisirà la sua competenza, la sua capacità in termini autonomi. Ma per passare tra i vari gradi, da non essere a essere con l'aiuto e a essere in grado al momento in cui diventerà pienamente competente, abbiamo bisogno di quelle attività di scaffolding. Ricordo a tutti, scaffolding vuol dire un'intelaiatura, un'impalcatura che serve da sostegno nel momento in cui stiamo conoscendo, passiamo da un momento in cui non abbiamo ancora acquisito delle competenze a sviluppare pienamente al fine di diventare, acquisire, diciamo, una competenza in modo pieno. Però quando quando lavoriamo in ambito CLIL, vi sono vari tipi di sostegni. Di scaffolding che possiamo utilizzare. Vediamone qualcuno. Allora, questo tipo di sostegno, diciamo così, questo tipo di scaffolding lo dobbiamo attivare, dobbiamo creare delle attività sia nella fase di presentazione, nella fase in cui siamo noi che presentiamo, produciamo, sollecitiamo, eccetera, sia nella fase, diciamo così, di output o di outcome, cioè nella fase di restituzione. I sostegni, gli aiuti, lo scaffolding che possiamo attivare sono essenzialmente di tre tipi, alcuni sono anche intersecabili l'un con l'altro, però il primo di tipo linguistico. L'altro ha a che fare con il contenuto. Abbiamo il ragazzo disperato che batte la testa sul libro. Altri sono un tipo di scaffolding che va a sostenere il processo di apprendimento. Vediamo in particolare questi tre aspetti. Allora, le tecniche
le tecniche, diciamo, per uno scaffolding di tipo verbale sono, diciamo, quella serie di tecniche che l'insegnante deve adottare sia per la comprensione, scusate, nel momento in cui spiega, nel momento in cui propone, sia nel momento di restituzione. Quindi dobbiamo in tutti e due i casi attivare delle tecniche di facilitazione, se vogliamo chiamarla così. Qui alcune sono ovvie, altre forse non tanto, vediamo un po'. È chiaro che bisognerà utilizzare frasi più semplici possibili, quindi invece di preferiamo la coordinazione piuttosto che parentetiche, incidentali e cose di questo tipo. È ovvio che dipende anche molto dal livello linguistico dei ragazzi, se siamo alla secondaria di primo grado, alla primaria, o insomma, è chiaro che dovremmo graduare in base a questo. Sarà preferibile utilizzare quello che per loro è un po' più facile, la diatesi verbale attiva piuttosto che quella passiva. Se l'insegnante DNL fortunatamente possiede un ottimo livello linguistico, utilizzerà delle espressioni idiomatiche, ecco, sarebbe bene evitarle, a meno che non sia pienamente certo del fatto che i ragazzi le conoscano, e per questo appunto ha bisogno dell'insegnante, del collega di lingua. Quello che noi insegnanti di lingua straniera facciamo spesso sono l'utilizzo degli elementi paralinguistici, quindi i gesti, le espressioni facciali e posturali, la prosemica, il nostro modo di porsi rispetto, cioè abbiamo bisogno continuamente di mantenere il contatto visivo e il flusso comunicativo con le persone. Nel momento in cui presentiamo abbiamo bisogno di un feedback immediato, quindi una specie di diagramma di flusso, cioè abbiamo bisogno, quando lavoriamo in lingua 2 e vogliamo presentare un contenuto di fisica, di storia, di musica, di quello che è, di capire se immediatamente se i ragazzi hanno appreso e stanno seguendo. Abbiamo bisogno, per esempio, di fornire del lessico, però io ho visto a volte alcune produzioni, non attraverso una lista, attraverso un glossario dato così, ma abbiamo bisogno di contestualizzare i termini nuovi, quello che in inglese si chiama chunk of words, cioè l'uso delle collocazioni. Faccio un esempio. Se devo spiegare, faccio un esempio, se devo spiegare la parola sciopero, bene, ho bisogno, accanto alla parola sciopero, di dare l'esatta collocazione, perché io posso dire fare sciopero, ma posso dire anche proclamare uno sciopero, indire uno sciopero, cioè ho bisogno che la parola sia contestualizzata. Posso farlo anche utilizzando degli elementi visuali, anzi è auspicabile, ma dare una lista di parole così, non ha molto senso. Quindi c'è bisogno di contestualizzare i termini nuovi, perché altrimenti li potranno riconoscere, ma non sapranno usarli. Una cosa è l'uso e una cosa è la conoscenza di termini nuovi. Quando il ragazzo riporterà, quando uscirà, dovrà riportare quello che ha imparato, o attraverso una relazione, o attraverso una presentazione, o attraverso un tutorial, o attraverso quello che volete voi, dovrà dire delle cose. E allora, quello che, ripeto, per chi fa lingua è abbastanza scontato, ma non è detto che lo sia per altri, direi che quando prova a parlare è l'insegnante che lo aiuterà a completare, riformulando la frase o espandendo la frase, magari con un lessico più appropriato. Oppure potrebbe fornire degli spunti per iniziare un discorso. Non scordiamoci che quando si insegna lingua, anche alle superiori, non sempre si dà, diciamo, degli input su come si fa una relazione, su come si comincia un discorso, su un linguaggio che è un pochino più di tipo, diciamo così, accademico. A questo proposito, ad esempio, sono
suggerisco, ci sono dei libri, delle pubblicazioni della Lesher, sia per la scuola primaria di primo grado che per la scuola secondaria di secondo grado, differenziate per disciplina, biologia, chimica, storia, eccetera, che danno proprio delle indicazioni in questo senso, danno, passatemi la parola, una sorta di prontuari, cioè danno una serie di spunti per fare discorsi un pochino più di studio, un pochino più accademici, perché i ragazzi magari non li possiedono e bisogna darglieli. Dovremmo nella fase di restituzione anche proporre delle attività inizialmente più di completamento piuttosto che di produzione libera. Tutti noi conosciamo la sindrome, il panico da foglio bianco e quindi magari ecco, inizialmente possiamo cominciare a dare degli esercizi di completamento piuttosto che di produzione. La fluency piuttosto che l'accuratezza nella produzione linguistica è qualcosa che va accettata piuttosto che interrompere il discorso del ragazzo che sta riportando l'esperienza fatta o quello che ha imparato. E ricordiamoci che una delle 4C è proprio communication. E quindi bisogna creare attraverso occasioni di lavoro fra i ragazzi affinché vi sia più students talking time piuttosto che teacher talking time, quindi sono gli studenti che devono parlare. Per quanto riguarda invece le tecniche che riguardano appunto il contenuto, anche qui, quali sono queste tecniche di scaffolding? Intanto ricordiamoci cosa abbiamo visto prima, no? La selezione dei contenuti in base alla significatività cognitiva e disciplinare, cioè non si può fare CLIL tanto per fare. Bisognerà scegliere se questo argomento è davvero significativo. Naturalmente questo è banale, lo so, la valutazione dei prerequisiti, però è nel momento in cui si fa la valutazione dei prerequisiti che si vanno anche a recuperare le conoscenze pregresse. Ricordiamoci che lavorare in seconda lingua è diverso. Cerchiamo anche in questa fase di far formulare ai ragazzi delle ipotesi, proprio per sollecitare quel tipo di abilità cognitive più alte. Siamo attenti nel momento in cui proponiamo il contenuto della disciplina a calibrare bene, prima di tutto perché i tempi sono più lunghi in lingua 2, vi può essere un appesantimento per chi non è abituato inizialmente. E il contenuto ha bisogno anche di essere proposto con codici anche diversi, con modalità diverse, al fine di favorire sempre più ne abbiamo di ragazzi con difficoltà o di SA o ragazzi BES che insomma hanno anche degli stili di apprendimento, delle modalità di apprendimento molto personali, molto personali appunto, molto diverse. Quindi forse utilizzare più codici può andare nella direzione di un scaffolding anche per loro. È necessario i connettivi logici di tempo, causa, effetto, conseguenza, perché se magari possono essere marcare i connettivi logici può essere considerato ridondante in lingua 1, non lo è in lingua 2, perché c'è bisogno di capire esattamente chi fa cosa e perché, qual è la conseguenza, e quindi marcarli o nel momento in cui si spiega o nel momento in cui magari facciamo una presentazione. Una tabella interessante è la tabella KWL, che è utilizzabile, adesso ve la faccio vedere nella prossima slide, perché può essere utilizzata per una riflessione anche di tipo metacognitivo e anche per un'autovalutazione. Adesso dopo la vediamo. Naturalmente dal collega di lingua può essere utile farsi suggerire, no? Quali sono le modalità con le quali affrontare un testo. Ci saranno dei testi che dovremo leggere con modalità scanning, altri con modalità skimming per avere un'idea più generale, altri invece per la ricerca. Sono tutte abilità
che vanno in quella direzione che avevamo visto prima, delle competenze funzionali, cioè affrontare un testo significa anche saperlo leggere se, a seconda degli scopi che quel testo ha. Quindi si tratta di una abilità che devono apprendere e che ovviamente poi avranno anche in lingua 1 e non soltanto in lingua 2. Lo schema, probabilmente qualcuno l'avrà visto, questo schema KWL può essere utilizzato a livello della primaria, della secondaria primo grado, secondo grado, a volte viene utilizzato anche nei corsi per adulti, anche nei corsi di formazione per docenti, l'ho visto utilizzare. Ci veniva suggerito questo schema anche nella scuola in Irlanda dove siamo stati, ce ne ha parlato una delle docenti con le quali ci siamo confrontati, perché è molto semplice, direi, da dare all'inizio delle lezioni, può essere utile per stimolare quelle conoscenze pregresse, no? Sempre, qui siamo sempre nell'ambito delle tecniche di scaffolding del contenuto. Quindi anche qui può essere utile ciò che io penso di sapere su un determinato argomento. Facciamo un esempio, non lo so, l'acqua, ok? Ciò che io so. Cosa penso, magari attraverso anche delle sollecitazioni visive o verbali che ha fatto appunto il mio insegnante, che cosa penso di voler sapere a proposito di questo? E successivamente, diciamo nella fase finale del percorso dell'unità didattica, chiamiamola come vogliamo, che cosa ho effettivamente appreso? Questo può stimolare a fare dei collegamenti con quello che io sapevo prima, con quello che farò. La terza colonna, appunto, può essere utile per fare anche un percorso di autovalutazione. Io la suggerisco perché è molto utile. Abbiamo anche delle tecniche che possono aiutare il processo di apprendimento, quindi abbiamo visto quelle che possono facilitare l'aspetto verbale, l'aspetto dei contenuti, e qui invece siamo nell'ambito della modalità del processo di apprendimento. Alcune sono ovvie, le utilizziamo tutti i giorni, ma in questo contesto, nel contesto del lavoro in CLIL, sono essenziali. Utilizzare gli organizzatori grafici, quelli che Ausubel chiama gli organizzatori anticipati, no? Ne abbiamo parlato, ci hanno parlato altri colleghi precedentemente, dalle scalette, le mappe concettuali, i grafici, le liste, i word trees, però ricordo che appunto è bene sempre contestualizzare. E poi le esperienze laboratoriali, ad esempio, molte materie si prestano più di altre, ma anche i giochi, attenzione, il gioco non è qualcosa che ha a che fare solo con la primaria o con la secondaria di primo grado. Il gioco, nel senso più alto del termine, ha un grandissimo valore formativo, prima di tutto perché stimola diciamo l'aspetto euristico dell'apprendimento, perché poi stimola la comunicazione fra pari. Quindi il gioco come elemento proprio per arrivare a costruire conoscenza. Sui compiti autentici ci siamo stati sollecitati da tantissimi sul portare i ragazzi a realizzare qualcosa di autentico. Quindi proporre delle attività che li mettano in grado, che li costringano ad essere all'altezza del compito che viene loro richiesto e di portarlo a termine. L'uso di realia, di elementi concreti, naturalmente lavori di gruppo, eccetera. Tutte tecniche che facilitano e che appunto portano ad ampliare quella che abbiamo detto, la zona di sviluppo prossimale. Per quanto io avrei quasi finito la trattazione, come sapete, Dulcis in fondo, abbiamo una proposta di lavoro. Vorrei proporvi questo tipo di attività. Nessuno si preoccupi perché è una cosa molto semplice, però
In uno dei webinar che abbiamo fatto, Alessandra Paoli ci ha parlato delle nuove tecnologie, di alcuni tool che possiamo utilizzare. È stato estremamente interessante. Io vorrei proporvi uno strumento che personalmente utilizzo da molto tempo e credo abbia una sua validità. Si tratta di una bacheca virtuale. Io, per esempio, la uso con i miei studenti, quindi magari se non la conoscete la potete utilizzare anche voi. Si tratta quindi di una prova, di un lavoro, di una prova che è una metaprova, nel senso che mentre la facciamo impariamo anche ad usarla. Si tratta di una bacheca virtuale, adesso ve la illustro. Qui ci sono le credenziali, quindi se le volete segnare. Sono le credenziali per entrare in questo sito. Abbiamo tutti lo stesso username e la stessa password, quindi attenzione a non cancellare i lavori degli altri, perché siamo tutti, entriamo tutti con la stessa credenziale. Ho predisposto una lavagna generale. Questo che vi propongo è una specie di bacche, immaginatevi una grande bachecona di sughero sulla quale postiamo i nostri lavori. Ne ho predisposta una con materiali, per esempio, ci sono dei link per approfondire gli argomenti che ho trattato. C'è questa mia presentazione, quindi la potete rivedere. C'è una scheda che si chiama scheda di lavoro vuota, mi sembra, per la progettazione. Poi ho preso, quindi la lavagna generale serve per andare a vedere le cose che ho appoggiato lì, diciamo così, per voi. Ad esempio, poi ve lo faccio vedere, ci sono tante lezioni CLIL già pronte, già fatte, realizzate in scuole di secondo grado, secondarie di secondo grado, in scuole primarie e in scuole secondarie di primo grado. Sono lì, basta cliccare, c'è il link, le andate a vedere, potete prendere spunto, potete guardarle, dire sì, questa mi piace, questa non mi piace, oppure io avrei fatto così, eccetera. Quindi nella lavagna generale trovate i materiali, compreso questi link per vedere queste cose. Poi ho predisposto una lavagna, c'è scritto scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. La richiesta che facciamo è quella di scaricare dalla lavagna generale la scheda vuota, è un file di Word semplicissimo. Dopodiché lo riempirete con una vostra idea di un percorso CLIL che potrete fare. Dopodiché, a seconda dell'ordine di scuola al quale appartenete, primaria, primo grado, secondo grado, la posterete semplicemente sulla lavagna. Vediamo come è più facile a vedere che a dire. Questo sarà, scusate un attimo, torno indietro. Ecco, ok. Questo sarà quello che vedrete. Vedete su questa generale ci sarà la bacheca con i materiali che vi ho detto, poi c'è una lavagnona per la scuola primaria, una per il secondo grado e una per il primo grado. Questa è quella generale, vedete? Qui troverete la mia presentazione, troverete in questi blu i link per vedere le attività CLIL, che ci sono le attività CLIL che sono caricate nei vari siti, potrete vederle. Alcune sono in video, altre sono presentazioni PowerPoint, eccetera, eccetera. Ci sono altri documenti che potete scaricare e visionare se siete interessati e c'è comunque anche la mia presentazione. Potete entrare con quelle credenziali che vi ho detto. Come si fa a scriverci su queste bachecone? Questa è una, ad esempio, questa è quella per la scuola, mi sembra primaria di primo grado, ma tanto c'è scritto, lo vedete. Vedete qui ci sono in alto a destra dei post-it, basta cliccare su uno di quelli, si apre, ci scrivete quello che volete scrivere, commenti, considerazioni sul CLIL, quello che volete, poi basterà cliccare su post, quello che vedete bianco, e scegliere, mettendo il vostro nome e cognome, perché non devono essere autonomi, anonimi ovviamente, e poi cliccando su post si avrà il post direttamente sulla bacheca. È un lavoro molto semplice da fare. Questo
Qui sempre sulla destra, vedete, io posso caricare delle fotografie, posso caricare dove c'è il simbolo un allegato, quindi quando scaricherete la vostra presentazione vuota dalla bacheca generale, quella dei materiali, la riempirete, la salvate sul vostro computer e con quel simbolino la caricherete sulla bacheca di riferimento. Io avrei finito. Chiedo aiuto a Simona perché adesso non so più cosa fare. Vi auguro a tutti un buon CLIL. Vi ricordo di stabilire, appunto, di provare a progettare con la scheda che vi ho fornito nella bacheca generale a utilizzare questo strumento e quindi poi a caricare una vostra idea di programmazione. Per qualunque cosa, questo è il mio indirizzo mail, per qualunque cosa potete chiedere e vi sarà risposto sicuramente. Grazie a tutti, grazie a Simone Bernabei, grazie dell'attenzione a tutti i partecipanti. Adesso io passo la parola a Simona. Grazie Bianca, eccomi di nuovo qua. Ci sono un paio di domande operative. Prima di passarle a te vorrei ringraziarti davvero perché la tua presentazione è stata una presentazione molto ricca di non solo di informazioni ma anche di spunti di riflessione e tra l'altro appunto come era nell'intento della giornata del pomeriggio verticale, quindi insomma ci hai offerto una prospettiva multipla, diciamo, varie prospettive da cui osservare la questione. Operativamente ci sono un paio di domande, una rispetto alle credenziali per accedere a questa lavagna virtuale, per cui possiamo mandare indietro, posso farlo anche io, la presentazione di Bianca e eccole qua. Sono a video, rispondo adesso, scusate, non ricordo chi l'aveva chiesto, ma eccole qua, le credenziali sono, dovete collegarvi al sito che vedete ed effettuare il login con lo username Erasmus1718 e la password CLIL Erasmus, tutto piccolo. Un'altra collega chiedeva se abbiamo dato una scadenza a questa attività. Io passo la parola di nuovo a te, Bianca, per avere un'idea di cosa avevi in mente tu. Sì, mi sentite? Ok, mi Benissimo, sentite? perfettamente. Sì, perfettamente. Ma io non abbiamo definito dei tempi molto stretti, direi senz'altro che possiamo darci come scadenza il 20 di dicembre più o meno, se sei d'accordo, Simona. Sì, ovviamente sì, certo, e tanto credo appunto che sia tra l'altro una cosa molto interessante per imparare anche ad utilizzare uno strumento che è di utilizzo molto pratico in classe per vari progetti e con vari scopi. Quindi, insomma, secondo me è anche un modo, come tu sottolineavi, di imparare utilizzando qualcosa. Per cui sì, scadenza per bacheca 20 dicembre, è un lavoro divertente, un lavoro anche che non, come diceva Bianca, non comporta un impegno temporale assolutamente oneroso, per cui serve più che altro per confrontarsi con qualcosa di diverso, di nuovo o di non nuovo, ma insomma per condividere i vostri spunti, le vostre idee. E tra l'altro trovo molto interessante la navigazione di questa lavagna per, come diceva Bianca, trovare e confrontarsi con una serie di progetti CLIL per i vari ordini di scuola. Per cui, siccome appunto fra di noi ci sono molti docenti che poi nell'arco del proprio dell'anno scolastico devono progettare e realizzare delle unità, dei moduli, dei percorsi CLIL, perché no? Queste potrebbero essere assolutamente delle ispirazioni, come appunto vi diceva Bianca. Delle ispirazioni per il vostro lavoro.
Allora, io do un'occhiata veloce al foglio delle domande. Il foglio delle domande è bianco, per cui se qualcuno dovesse avere adesso delle domande, io ora sono, le possiamo raccogliere anche dalla chat, se volete, perché comunque questo, abbiamo ancora una decina di minuti e possiamo raccoglierle qui. Per chi dovesse avere, nel frattempo vi dico che per chi dovesse avere avuto problemi a mettere la firma sul foglio presenze, vi potete rivolgere a me, potete scrivere twinningtoscana@gmail.com e potete inviarmi appunto semplicemente una mail in cui mi dite non riesco a firmare, io vi invio il link, lo potete tranquillamente riempire. Con i vostri dati il foglio di Google in un secondo tempo. Questa sessione verrà, io l'ho registrata, quindi verrà pubblicata sul canale YouTube Twinning Toscana non appena Adobe Connect mi consentirà di sbobinare, quindi anche credo già da domani. E quindi potrete trovare anche se avete bisogno o se altri vostri colleghi hanno bisogno e non hanno potuto partecipare, potrete segnalare questa sessione. Io non so se qualcuno vuole, posso anche attivare il microfono, se non avete voglia di andare in voce potete digitare la vostra domanda qui. Altrimenti, se io direi aspettiamo un'altra trentina di secondi, se non escono fuori. Sì, dice Anna Paola Coppi, Cristina da domani sarà disponibile sul canale YouTube. Sì, diciamo orientativamente spero di riuscire che il sistema mi consenta di farlo. Se non è domani, sarà dopodomani, insomma. Sì, devo dire, mi associo al commento di Monica Cannito. Che dice grazie Bianca, sempre impeccabile, devo dire concordo pienamente, anzi penso che per il futuro, siccome è anche una voce da webinar, per il futuro se tu sei d'accordo, approfitteremo delle tue competenze, magari anche per altri progetti, chi può dirlo? Mi Io piace direi l'idea Bianca, di avere una sei voce da d'accordo? webinar. Una voce da webinar molto, molto chiara e molto, anche il tono di voce arriva molto bene, quindi insomma è stata un'esperienza piacevole anche dal punto di vista uditivo. Direi se voi siete d'accordo, io passerei per l'ultima volta la parola a Bianca per i saluti, se ha qualcosa da aggiungere. E vedo che domande non ce ne sono, per cui insomma, magari potrebbe essere. No, Cristina Capo non deve mandare a Bianca la mail, ma la devi mandare a me. Quindi adesso scrivo qui, vedi, io sono Simona Bernabei, ti metto l'indirizzo mail a cui mandare. Semplicemente la tua mail e io ti invio il link al foglio firma. Stavo dicendo, Bianca, se vuoi salutare e poi Sì, saluto io. approfitto, ringrazio tutti dell'attenzione, spero di non avervi annoiato troppo e vi ricordo che l'utilizzo di questa bacheca è molto semplice, basta collegarsi, potete prendere uno di quei foglietti, scrivere le vostre idee. Nella bacheca generale, guardatela perché ci sarà, ho messo molto materiale, credo interessante. Queste lezioni che sono state svolte, quindi sono lezioni vere, lezioni concrete, esperienze fatte un po' in tutta Italia, ripeto, per tutti gli ordini di scuola, sia di primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, quindi può essere un'idea, insomma, uno può trovare qualche sollecitazione. Poi nella bacheca generale c'è una scheda di lavoro vuota, mi sembra si chiami, un file doc. Lo scaricate, provate a pensare una vostra idea, dopodiché, rinominando il file con il vostro nome, la postate sulla bacheca vostra di riferimento. Comunque, per qualunque dubbio,
Avete la mia mail e io sono a vostra disposizione. Ripeto, ci siamo dati la scadenza del 20 dicembre. Vedrete che è un lavoro molto semplice, non c'è da lavorarci tanto. Magari è un'occasione di riflessione anche sulle cose che abbiamo detto stasera. Grazie a tutti. Allora, Bianca, c'è Antonella Bonventre che ci chiede se sia un'idea di lavoro da sviluppare individualmente o anche a coppia o in gruppo. Io direi forse o individualmente o a coppia, se sei d'accordo, in gruppo forse. In gruppo mi sembra un gran lavorone, ma siccome abbiamo parlato della necessità di andare oltre l'idea di confine e di superare le nostre barriere, certamente un lavoro in coppia va benissimo. Ok, allora io ti ringrazio per questo chiarimento. Monica Cannito ci richiede docenti di lingue e DNL insieme, cioè delle coppie miste, diciamo, che sarebbero poi la realtà, anche se non prevista dalla normativa, ma che è una realtà di fatto. Sono delle coppie di fatto più che coppie, diciamo, così. Certamente, certamente direi di sì, va benissimo. Due, tre al massimo proprio. Ok, sì, anche perché insomma devo dire che il confronto fra docente di lingua e docente di DNL penso che sia un po' riproduca la realtà e riproduca poi una reale necessità, quindi forse anche utile, è anche utile per noi e per i colleghi che ci stanno seguendo. Allora, ricordo a tutti che se avete delle domande potete utilizzare il link che vi ho segnato prima, che vi ho messo qui prima. Ad ogni modo, se volete ancora nei prossimi giorni, se vi dovessero venire in mente delle cose e Bianca, insomma, e voleste chiedere qualcosa a Bianca, potete scrivermi, io vi mando il link sia del foglio presenza che del foglio delle domande. Nel frattempo io saluterei ringraziando tutti quanti per essere state con noi, stati con noi, anche gli amici che ci hanno seguito dall'estero e naturalmente ringrazio in particolare la nostra Bianca Camiciottoli che ha dedicato questo pomeriggio al progetto Team for Clil e a tutti quanti per essere stati qui su eTwinning Live. Un caro saluto da Simona Bernabei e a presto. Grazie, ciao a tutti.